Maurizio Vendicator Magazine, siamo ospiti qui allo stand Cera Sonar. Maurizio Bellisi oggi ci illustrerà cosa lo stand ci propone. Buongiorno. Cera Sonar produce diffusori a scomparsa. Per scomparsa intendiamo diffusori che vengono inseriti all'interno del muro diventando sostanzialmente invisibili. La particolarità di Cera Sonar è una costruzione artigianale con un'attenzione maniacale ai particolari, ma soprattutto alla resa acustica e alla qualità del suono. Infatti i prodotti Cera Sonar si differenziano da altre soluzioni simili proprio per l'estensione della gamma acustica e la qualità del suono riprodotto. Ci sono tante soluzioni, piccoli pannelli come questo, 25x25 cm, che servono per fare retrofit, quindi andare a inserirli all'interno di pareti già esistenti, oppure soluzioni più grandi, come in questo caso, ovviamente totalmente invisibili, dove abbiamo un satellite per le frequenze medio-alte e un subwoofer per le frequenze basse. Pilotate opportunamente con gli amplificatori Cera Sonar possiamo ottenere una resa acustica, come dicevo, sorprendente. E per quanto riguarda la parte bassa, ovviamente in questo caso abbiamo una via di fuga per l'aria, quindi un bass replica come configurazione, ma possiamo avere anche soluzioni come in questo caso che si presentano come delle full range, ovvero sia un woofer per la componente bassa, una serie di eccitatori per le frequenze medio-alte, un crossover dedicato e un unico pannello che possiamo vedere qua, che viene poi rasato a filo muro per dare uniformità al tutto. Dicevo, la particolarità di Cera Sonar è quella di essere un'azienda artigianale, gestione familiare, con un'attentissima qualità sulla costruzione. Tutti i prodotti vengono fatti all'interno dell'azienda, comprese le componenti plastiche e tutte quelle strutture in legno o in caso anche in cemento, in quanto ci sono diffusori a cemento per l'esterno, vengono tutte prodotte all'interno dell'azienda. So my name is Constantine, I'm from Cera Sonar and we are a family business and we are located in the northern part of Germany. We do these invisible speakers since 2011. We started with that one and we all the time we try to better the products to make them better in sound and so on. And how we do it is like we make the development in our little town, Wapswede, and we all have the production facilities over there. So therefore, if we have a new idea, we can do in very short time, we can make a sample, you know, bring the ideas to life and do it every time. So thank you.